contro i tagli e gli esuberi previsti dalla spending review. I dipendenti pubblici scendono in piazza a Roma in uno sciopero proclamato da CGIL UIL, ma non dalla CISL. Finché c'è un tavolo di confronto aperto al Ministero, ha spiegato il segretario nazionale Raffaele Bonanni, noi trattiamo una posizione non condivisa dalla Camusso ed Angeletti, per i quali lo sciopero è stato invece il naturale sbocco di un lungo percorso di mobilitazione che il sindacato ha messo in campo in opposizione alle scelte del governo Monti sul lavoro pubblico. Noi chiediamo che il governo tratti i lavoratori pubblici come qualunque altro tipo di lavoratori, nei quali quando c'è da riorganizzare un'impresa si discute e si presenta un piano industriale di riorganizzazione dove si tende ad aumentare la produttività e l'efficienza e facendo delle scelte conseguenti. Bisogna lavorare per un'alternativa diversa e per la scelta politica di uscire dalla crisi attraverso un'idea che guarda al lavoro. Oltre 30.000 le persone scese in piazza, chiusi i Colosseo, Foro Romano e Palatino, nel mirino in particolare la mala politica, quella degli improbabili festini e i tagli lineari che a dire dei manifestanti sviliscono la professionalità dell'intera categoria. Sullo sciopero è intervenuto il ministro della funzione pubblica Filippo Patroni Griffi, credo che stiamo facendo un'operazione di riorganizzazione, ha detto, e stiamo verificando il livello ottimale per erogare i servizi e vorrei che da questa operazione non si autoescludesse nessuno. Critico anche il sindaco di Roma, città paralizzata da questo sciopero e da quello degli studenti. Il diritto sacrosanto di pochi a manifestare, affermato Alemanno, prevarica sui diritti di tutti.